Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, checkericcio. Come state? Spero bene. Allora, altro nuovo video, appunto. Niente, dunque, parlo piano perché mia nonna sta dormendo, ma penso che sia già sveglia perché l'ho svegliata prima quando stavo andando a prendere il bastone di selfie che tra l'altro si trova qui, vedete? Allora, tra poco riprenderò a caricare altri video. Vabbè, non è che non abbia caricato perché ne avete visto una poco fa, però ci tenevo. Non ho neanche riposato, quindi cominciamo bene. Comunque ci tenevo a fare altri video e niente. Allora, innanzitutto questi video chiacchiericcio voleva essere un po' così di compagnia, sì, e niente. Ah, volevo dire che mi sa che ho comprato la scaldacera per niente, perché non me lo farò mai questo ceretta da sola, e sarebbe questo qua. Io mi chiedo cosa ho comprato questa scaldacera, se poi non la devo usare. Vabbè, ci saranno altri momenti in cui utilizzerò questo benedetto scaldacera che ti è costato 8,90 euro, vedete? 8,90 euro, sì, si vede, voglia che si vede. E come appunto c'è scritto, è un Apple Tech per ricarica da 100, non so quanto, vabbè. E questo è una scaldacera, vedete? Sì. E nulla, ragazze. Oggi mi sono messa in tinta leopardo, leopardata, con questo vestito leopardo e le unghie, aspettate che sposto tutto. Le unghie rosse, come Dio comanda, ovvero le unghie belle rosse. Adoro queste unghie, mi piacciono un casino. Già. E niente. Comunque, io a breve mi riposo perché già sto crepando di sonno e poi ci vediamo dopo. Va bene. Comunque, sono curiosa di provare la maschera per i piedi. Vediamo cosa funziona. Se funziona, non lo so. Ci vediamo dopo, dai. Sempre che mi riesco a riposarmi, non è detto. Allora, ciao a tutte ragazze, rieccomi in una seconda nuova parte del video di ieri. Allora, siccome non sono riuscita a riprendere ieri, a registrare un altro video chiacchiericcio di ieri, questa è la seconda parte del video di ieri, appunto. Non so quante volte lo ripeterò, ma è questo. Aspettate un attimo. Ok, mi sono messa sulle mie gambe perché stavo più comoda così, più o meno, poi mi sistemo. Sono tornata sul mio tappeto, quindi vabbè. E nulla, dietro c'è il mio letto, l'ho dovuto sistemare per forza perché era inguardabile com'era e quindi niente. Sono messa contro luce, ma spero che si veda lo stesso bene. Allora, niente ragazze, ho già fatto la mia bella colazione. Non mi sono ancora truccata, ma non credo che mi truccherò per oggi. Cioè, uniformerò, non so se si dice così o meno, ma penso di sì. Uniformo le sopracciglia. E forse riuscirò a uscire di casa e a vlogare qualcosa, non ne ho idea. Perché è un po' un periodo dove non riesco più a vlogare. Perché un po' volete che mi sto vergognando a matti a vlogare in questi giorni. E un po' perché
Devo dire la verità, non lo voglio, non me la sento, non c'è nessuno che mi giudica, a parte quelle poche rogne che ci sono in giro di alcune persone che hanno da dire sempre, o anzi, più che dire, guardare in modo osceno, perché mi dicono che cavolo, cosa stai facendo con quel telefono, con la fotocamera? Io dico, ma fatti un pacco di cavoli tuoi, cosa te ne frega a te cosa sto facendo col telefonino? Scusa, sto facendo una cosa che piace a me, perché devo per forza darvi una giustificazione di quello che faccio? Cioè, sto facendo una cosa che mi piace fare a me, perché devo giustificarmi con te? Mi chiedo io. E sì, è così, è la verità. Ah, per chiunque mi chiedesse cos'è questa roba, sono peli del mento che non ci dovevano essere, perché all'inizio di quando facevo la ceretta c'ho tutto, cioè mi hanno fatto la ceretta da dove non dovevano e mi sono usciti sti peli che non c'entrano una mazza. Vabbè, se fossero per peli ormonali non saprei, ma io penso che siano più perché mi hanno fatto la ceretta dove non c'entrava una mazza. Vabbè, non è un estetista che conosco io, sono altri tipi di estetista che secondo me non voglio fare brutta pubblicità né mettere zizzania, però non mi interessa fare nomi, ragazze. Quindi lasciamo perdere che è meglio, va? Perché ci sono, dove vado io, sono tutti bravissimi, professionali e al top del top. Ma anni fa, dove andavo io, perché si tratta del passato, voi direte, ma cancella il passato. No, cancellare il passato non si può, perché guardate cosa mi hanno combinato, io non lo so, boh, vabbè. No, non faccio nomi perché non mi sta bene, non mi interessa, non voglio problemi. E quindi no comment, lasciamo perdere. Solo vogliamo oltre, va, andiamo oltre che è meglio. E che ho fatto stamani? Niente di che. Mi sono preparata la colazione. Poi ho mangiato dei pancake buonissimi che tra l'altro vorrei far vedere in questo video, se riesco, non è detto. E ve li farò vedere in questo video, che tra l'altro sono molto 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 buoni. E tra l'altro, se non mi sbaglio, li ho visti dal canale di, aspetta un attimo, di dove c'è Paola, dove c'è Paola c'è. Allora, eccomi. Mi stavo dicendo che ho visto nel canale di Paola, dove c'è Paola c'è Viola, dove c'è Viola c'è Paola, non mi ricordo, che ha fatto vedere lì questi pancake buonissimi, perché l'ho assaggiata anche io, sono veramente buoni, non so se l'ha presa lì o dove, adesso ve li faccio vedere, aspetta un attimo. Allora, eccoli qua, questi, non so se li ho visti da lei o da altre persone. Una manna dal cielo, sono troppo buoni, gustosissimi e gnam, troppo buoni davvero. E ve li straconsiglio perché sono una volontà unica. Allora, ce n'è qui. C'è 6 multi pancake, multi pack. Sì, vabbè. E quanti ce ne sta? 240 grammi. Vedete? Già. E niente, ce ne sono un bel po' e ve li consiglio perché sono veramente tanto buoni. Nulla, ora vado e ci vediamo tra poco. Intanto io chiudo qui e ci vediamo dopo. Vedete? Questo è il mio outfit, anche se ho la panza, ma non me ne può fregare di meno. E niente, la borsa tanto è sempre la stessa, questa qui no, non si vede se non la metto con la luce, eccola qui. E niente, ora sto cercando dove ho messo i miei auricolari, perché senza auricolari non posso uscire ovviamente. Aspettate un secondo, ecco qua. Ok, ci
Ci sono. Allora, come qui. Mascherina, ovviamente. Dovevo chiudere qui la finestra. Sono un bel po' senza fare vlog, non so quante volte ve l'ho detto, quindi mi vedete moscia per quello, perché non ho più il ritmo di una volta nel fare video vlog, e quindi ecco perché ho una voce di merda, ma vabbè, lasciamo stare che è meglio. Niente, adesso si parte e se ce la facciamo vi faccio un bel video, a parte quello, un bel video vlog, così tanto per... Allora, stamattina, dalle 6 alle 7, guardavo la tele, ma non ho avuto voglia di riprendere una mazza. E invece, adesso, penso di voler uscire, appunto, esco. Ma dopo, dai. Ciao. Ciao. Passeggio. Come? Passeggio? Sì. No. Come? Oppure la tua zia. La tua zia c'ha la sempre la barca. Sì. C'erano tutti la barca. Ah, tutti, anche il piccolo. Ah. E quindi. E tu invece stai a casa? No, io. Non hai voglia. È una storia un po' lunga, no. Non hai voglia di lavorare. Te la dirà nonna quando la raite. Non ho capito. Io sono poco pensionata. Ah, nonna? No, io sono poco pensionata. Ah, sei pensionata? Sì. Ah, e quindi stai con... Quindi sto bene io, guarda, tra virgolette. Non ti capisco. Con la mascherina. Aspetta un attimo. Ok. Il porto, perché sinceramente non ho voglia di tirare molto a lungo l'arco. Da questa parte c'è la piazzetta, come potete ben vedere, non so cosa farò vedere, però vedete di qui c'è la piazzetta e niente. Allora andiamo di là, perché di qui c'è troppa gente, vabbè. È lo stesso.
Allora. È proprio anch'io. Devo dirvi che stamattina non avrei fatto mai una colazione così buona come quella di oggi. Vabbè, dopo mentre le mie sparate strane, però ci sta. E alla fine è contante quante volte dico alla fine. Sì, vabbè. Allora, nel frattempo qui vorrei riuscire ad attraversare. Chiedo Piazza Fresi, buonanotte. Le devo dire Piazza di Fresi, ma io sono imbriaca stamattina di sonno, ma vabbè, non mi sono alzata tanto tardi, sono andata ieri a letto che era le, non mi ricordo più, vabbè, non mi ricordo. E niente, guardate qua le vetrine qua dietro le mie spalle. Bella, vero? Già. Io ogni volta, ogni tanto guardo questa vetrina ed è meraviglioso. E niente, ora io andrei da quella vecchia, ma la vedo un po' dura. Non lo so, ma non mi piace. Volevo andare a quella vecchia, ma non fa. C'è troppo caldo, ma la stessa cosa anche lì. Vabbè. Niente. Scusate se non guardo l'obiettivo da questa parte, ma devo guardare per terra perché non voglio cadere. Ovviamente. Ops. E niente. Oh, che caldo che c'è. E niente. Oggi sì che è veramente bella la giornata. Non come quelle giornate buie che tante volte fanno l'inverno al mio compleanno. Vabbè. Sono stare meglio. E niente. Intanto mi guardo dove cammino, perché sì, va bene fare video vlog, però non voglio intralciare nessuno, ovviamente. Non so quanto uscirà a lungo questo video. Così. Dunque, sto registrando il penultimo pezzo di video, di videoclip, e niente, alla fine tra poco mi saluto perché sennò il video diventa veramente una quaresima, sto video troppo lungo. Se non di più. E niente, ho già combinato di bello fino adesso. Sono andata a salutare i miei zii all'ufficio imbarcazioni e poi volevo salutare gli altri miei zii, ma non è stato possibile perché erano impegnati, ovviamente stavano lavorando, vabbè, dettagli, niente. Io nel frattempo sto crepando con questa benedetta mascherina. Ma non me la posso togliere perché non mi fido, ovviamente, di nulla. Non so se si vede, ma sto grondando di sudore e non mi ha messo neanche il gel fissante delle sopracciglia. Vabbè, lasciamo stare che è meglio. E nulla. Non so quanto riuscirò a pubblicare questo video vlog, che non so manco quanto sta durando perché devo guardare tutte le clip che ho girato finora.
Io mi siedo da una parte, ma qui non si può. Forse mi arrivo dal bar, ma non lo so. Al bar frizzante. E tanto non saprete mai dov'è, perché non lo dirò dov'è. Chi lo vuole sapere mi trova su Instagram e lì ogni tanto pubblico qualcosa. Per adesso anche Nine va bene. Non lo sono arrabbiata, per dirvi che non metto tutto della mia vita, perché sinceramente a me non mi interessa. Semplice. Niente. Oggi finalmente fa ancora più caldo di ieri, perché non so se ve ne siete accorti, ma io sto grondando, vedete? Sì, sto grondando di sudore. Già. E basta. Io non continuo di qui, però guardo di qui. Ok. Già. Credevo di cadere, invece anche no. Non sto cadendo. Oh my god, che caldo fa. Già. Sembrava che stavo cascando. E fortuna, come ho detto sempre in ogni mio video, il mio ginocchio è ancora instabile. È ancora stabile, non instabile, stabile. Stavo anche sbagliando, vabbè. Mamma mia, sto stancando, sembra così, ma mi sto veramente stancando di sto caldo. Ma se non fa caldo adesso, quando lo fa? Già. E niente, allora, stasera non so se mi guarderò in televisione, tipo Netflix, o continuo a guardare, seguire i programmi della Rai o la Mediaset, vediamo. Stavo pensando di guardarmi, come si chiama, quello del Grand Hotel Ghost su canale 5, mi pare di sì, se non erro. Oppure cosa c'è negli altri programmi? Vabbè, a parte che c'è una scelta che non finisce più di programmi della Mediaset. Adesso ovviamente non c'ho il foglietto in mano per dirvi tutto ciò che c'è in televisione, c'è il giornale, però ce n'è di programmi da guardare. Io sono veramente molto stanca e niente, io vi saluto, vi ringrazio ancora per avermi visualizzato tutto. Se siete arrivati fin qua, mettete un hashtag viva l'estate, e se no fate un po' come vi pare. Niente, mettete like, che dire, commentate, iscrivetevi e perché no attivate la campanella. Ciao, ciao. Ce la farò a chiudere, non ne ho sobbo, vabbè. Ciao.